Hawkins con l'appoggio per Miaschi, che è liberissimo per provare i tre punti, trova ancora una volta il ferro, ma è molto veloce. Settimana qui a Mantova, che come ricordavi tu giustamente Alberto, si è visto giocare poco sul parquet nell'ultimo anno. Vediamo cosa dimostrerà questa sera alla Grana Padano Arena, mentre ancora Biella che trova... C'è due giocatori a contendergli il pallone, poi da tre punti sbaglia qui Maschio, alla fine riparte Miaschi. Ancora Miaschi, Mantova che ha due falli da spendere a 57 secondi dal termine di questo primo quarto. Ancora Miaschi che rimane in possesso del pallone, prova l'azione personale, lo scarico, pallone che arriva a Lugic che prova la tripla. Secondi per andare il tiro con la Ganà che prova a tirare da tre punti, tiro molto storto, alla fine arriva. Punti, cambia di nuovo il parziale, 30 a 18 sempre per la formazione biancorossa. 29 a 18, non è stata convalidata il tiro da tre punti, erano solo due per Cortese, chiedo scusa. Nel frattempo ancora Lugic che... con un gallone che prova a cercare Barbante, non lo trova perché c'era Gersetti sul suo cammino, palla già recuperata però da Biella con la Ganà e Luchi. Nel finale gli avversari caricato di falli, soprattutto la Ganà che ha commesso il suo quinto fallo e quindi va a sedersi in panchina. Primo libero realizzato da Cortese, mentre i due liberi sbagliati